Oggi sta qua. Le notizie del TG Ora. La Procura di Napoli ha chiesto l'archiviazione del fascicolo sulla morte di Lucio Materazzo, deceduto nel 2013 all'età di 81 anni, padre di Vittorio Materazzo, l'ingegnere ucciso con decine di coltellate il 28 novembre del 2016 nei pressi della sua abitazione a Napoli. Il fascicolo era stato aperto per l'ipotesi di omicidio volontario, unico indagato il figlio minore Luca Materazzo, latitante dal dicembre scorso con l'accusa di essere l'autore dell'omicidio di Vittorio. È ancora un episodio di violenza a Via Toledo a Napoli. Una baby gang di circa 8 minori ha assalito tre ambulanti, prima tentando di rubare la loro merce, poi iniziando a colpirli anche con delle mazze. L'episodio, raccontato dal Mattino, è avvenuto dopo le 22. Numerosi i passanti che hanno assistito alla scena, finché una signora non ha fermato un camion dell'esercito e spiegato ai militari cosa stesse succedendo. I bulli, che erano a volto scoperto, in sella a 4 motorini, sono fuggiti nei vicoli dei quartieri spagnoli. Sul posto sono accorsi 3 volanti della polizia e un'ambulanza. Estate nera sui trasporti dell'ANM a Napoli. Dal 1 luglio al 1 settembre saranno tagliate circa 40 linee di autobus in tutta la città. Soppressi i collegamenti per i quartieri di periferia e i comuni dell'Interland come Portici ed Ercolano. Cancellate le linee suburbane che collegano Ercolano e Torre del Greco con Napoli. Dimezzate le corse anche per Marano e Giuliano. La tagliola delle spending review si abbatte anche sui bus notturni. Saranno attivi fino al 28 luglio. Poi l'azienda dei trasporti li sostituirà con le nuove linee del By Night, che circoleranno però solo fino alle 2 di notte. Addio anche alle navette di accompagnamento del personale ai depositi. Anche gli autisti dovranno arrangiarsi per raggiungere il posto di lavoro. Complessivamente la sforbiciata riguarderà il 36% delle linee. Un blitz alle palazzine di Giuliano, in provincia di Napoli, in via San Vito, ha portato a termine alle 20 di ieri sera dalla polizia del commissariato locale, ha condotto all'arresto di uno storico esponente del clan Mallardo, passato poi agli scissionisti dei Paparella. Come riportato dal Meridiano, si tratta di Gennaro Catuonio, detto Scoiattolo. L'uomo era armato, aveva con sé una calibro 9 dalla matricola brasa con colpo in canna. Con lui c'erano altri 2 uomini, entrambi inizialmente arrestati. Uno dei 2 sarebbe stato poi rilasciato dopo i controlli in commissariato. È un peccato di gola, tradisce la posizione di un latitante. I carabinieri della sezione catturandi di Napoli hanno individuato e assicurato alla giustizia il ricercato Emanuele Passariello, un 37enne già noto alle forze dell'ordine, ricercato da maggio perché destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli per rapina. Nel mese di marzo, all'alba, travestito da addetto ai lavori stradali a mano armata, rapinò alcuni passanti nel centro di Napoli insieme al fratello Alessio, già arrestato a maggio. L'uomo è stato oggi catturato in un appartamento del quartiere napoletano di Vasto, che aveva scelto come covo, nel quale i carabinieri hanno trovato numerose confezioni di merendine di tutti i tipi. La cattura è stata possibile infatti grazie alla sorella, la sua vivandiera, che provvedeva a comprarle per lui. E un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Cicciano, in provincia di Napoli. Moglie e marito, le persone a bordo di una delle 2 auto. L'obiettivo è guadagnare tempo prezioso nelle procedure di mobilità e concorsuali gravate da lungaggini e ritardi e anticipare nell'arco del triennio 2016-2018 la programmazione delle attività sanitarie per garantire i livelli di assistenza. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapri News. 18, la programmazione delle attività sanitarie per garantire i livelli di assistenza. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapri News. Ok, stacchiamo.